Buon pomeriggio e benvenuti al TG Med Lis, il nostro notiziario nella lingua italiana dei segni. In apertura la cronaca, perché sono stati arrestati 40 boss e affiliati del clan dei Barcellonesi, una delle cosche siciliane più pericolose che aveva il controllo sulla zona tirrenica della provincia di Messina. Ricostruiti almeno 30 casi di estorsione, aggressioni e danneggiamenti, è scoperto anche un arsenale del quale facevano parte armi da guerra. Una frode sui ticket ospedalieri dell'ASP di Enna per 700.000 euro. Così i rappresentanti di una società di Catania, affidatari del servizio integrato di gestione CUP, call center e riscossione ticket dell'ASP 4 di Enna, hanno subito un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, beni e automobili del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP. La permanenza dei migranti negli hotspot continua a essere troppo lunga, a denunciarlo è il Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, dopo la visita a Lampedusa. A questo punto, ha detto, ci si chiede se l'hotspot sia un centro di detenzione, visto che i migranti non possono uscire. Torna disponibile dopo 3 mesi l'esterno Rolando nel Palermo. Nei prossimi 2 giorni Tedino verificherà se è nelle condizioni di poter giocare da titolare al posto del convalescente Rispoli. Intanto compie 86 anni lo stadio Barbera, fu inaugurato a Palermo nel 1932. Per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.